Sai qual è la cosa bella? Che fino all'85esimo ci avevo nella testa l'idea di poter commentare una bella vittoria, no? Cioè di un Milan che finalmente mi era piaciuto per l'indole, per come aveva controllato la partita, per come era stata impostata, per come era stata affrontata. Poi io purtroppo sono quello cattivo che critica Mister Pioli, che tu non gli sei riconoscente, che tu gli dai sempre addosso, che tu esageri, che Pioli va incensato, Pioli va lodato. Tu mi devi spiegare, e io l'ho detto anche nel mio video, che questa cosa della difesa a tre lo devi capire, che ci sono momenti e momenti. Ma soprattutto se il terzo che metti è Gabbia, che non è capace, crea solo confusione. Hai messo Gabbia, abbiamo preso due gol di testa. Due! Mancavano 5 minuti! Mancavano 5 cazzo di minuti! Cosa fai quel cambio lì? Cosa fai quel cambio lì? Non ha senso! Cioè tutto il resto è inutile che ne parlo! È inutile che ne parlo! Di questa partita è inutile parlare! Perché tutta quella partita bellissima fino all'85esimo non ne rimane traccia! Perché fai un cambio del cazzo! Cosa vuol dire mettersi a tre? Cosa vuol dire togliere Giroud? Non c'era più uno che teneva palla. Per mettere il bambino Kinder da solo, perso di là. Non ha più tenuto una palla. Ha fatto solo falli. Negli ultimi 10 minuti abbiamo fatto solo falli sulla tre quarti. Quella è una squadra forte di testa. Li hai controllati tutta la sera. Devi arrivare tu a mettere gabbia. A giocare a tre. Mi faccio schiacciare. E gli do l'opportunità di resuscitare a una squadra che non mi ha fatto una preoccupazione in tutta la cazzo di sera. Una! Non me ne ha fatta una! Non si può fare, cioè non si può vedere una roba del genere. Ti sei comportato veramente come un dilettante, mister! Non si fa! Non si fa sta roba! Cioè ti ho detto cresci, dimostra una crescita e tu ti metti a 3 a 5 minuti dalla fine? La partita non è finita. Lo sapevi che il recupero ad andare male erano almeno 5. No, ad andare bene erano almeno 5. Non gli puoi dare l'opportunità di tornare in partita perché loro da fermi sono più pericolosi di te, sono più bravi di te. Ma non ti mettere a 3. Ti vuoi mettere a 3? Metti Ciao che le prende tutte. Gabbia è una merda. Ci mette solo in difficoltà. Non ho voglia di dire altro di questa partita, perché non c'è altro da dire. Perché la partita che era finita 2-0 non esiste. È stata cancellata dalla tua scelta scellerata di fare due cambi del cazzo. Adesso voglio non voglio neanche sentire cosa avrai da dire. Non lo voglio neanche sentire. Tu sei veramente, guarda. Tu stai rovinando questa squadra, la stai rovinando perché tu non ci stai più con la testa. Come fai a non saper gestire un 2-0 così facile da portare a casa? Una squadra che non ha mai passato la metà campo. Tata non aveva fatto una parata. Ciao, vado perché sono troppo incazzato, ragazzi. Troppo, troppo incazzato. Non mi interessa della classifica, non mi interessa dei punti persi, non mi interessa che ci ha agganciato la Juve, non me ne frega un cazzo. Che abbiamo perso altri 2 punti dal Napoli, non me ne frega niente. Ma non si può pareggiare una partita del cazzo in questa maniera che l'hai già vinta, è già in tasca. Ciao.